Buongiorno a tutti, sono Silvia Vissicuri, vado in barca con Vittorio Bissaro sul Nacra 17, nuovo catamarano olimpico. Abbiamo deciso di farvi vedere qualcosina della nostra barca. Allora, questo è il Parancoranda. La stazza permette di avere un sistema 10 a 1, 12 a 1. Noi abbiamo scelto il sistema 10 a 1 perché ci permette comunque di avere meno, diciamo, scotta, meno lunghezza di scotta in barca. Una cosa interessante, noi abbiamo messo questo grillo a sgancio rapido e questo ci permette, quando la barca arriva sullo scivolo in condizioni di vento forte, di, diciamo, andare a togliere subito potenza dalla barca, perché veramente diventa un cavallo pazzo. Qua vedete il sistema di retriever della drizza dei Jennaker. Abbiamo scelto il bozzello da 29 mm della serie T2 perché questo, diciamo, ci permette, l'abbiamo usato in tantissimi altri punti della barca, questo ci permette di avere dei bozzelli estremamente leggeri, scorrevoli, e di poter fare questa legatura direttamente intorno al perno del bozzello. Qua vedete che questo elastico scorre su uno dei nuovi anelli della Arken, che anche qua ne abbiamo diversi e ve li mostreremo dopo. E l'anello ci piace rispetto a un bozzello o qualsiasi altro sistema, perché è un, diciamo, un punto di passaggio che ci dà garanzie di successo, cioè non potrà mai rompersi, non potrà mai avere problemi comunque di sabbia che blocca le sferette. Quindi, diciamo che in tutti quei punti dove non abbiamo dei carichi e degli scorrimenti molto alti, abbiamo approfittato di questa soluzione. Lo vedete qui, lo vedete per esempio anche in questi due punti dove passa il trapezio del timoniere e viene richiamata la scotta del Jennaker. L'abbiamo usato anche sul sistema di saliscendi del trapezio. E una volta usavamo un bozzello, dopo, proprio per il fatto che comunque a volte capita di avere degli impatti piuttosto forti quando facciamo le manovre velocemente, un anello ci dà appunto la garanzia di non rompersi mai. E questa è una tranquillità che in barca ci piace avere. Qui vediamo la rotazione o spanner, quello che ci permette appunto di regolare l'angolo di incidenza dell'albero, e ci piace molto questo sistema perché permette alla scotta anche ad angoli, diciamo, un po' estremi, cioè non per forza quando è in asse ma anche quando siamo ruotati, di poter essere lascata e strozzata. Guide inclinate più basse appunto permettono di poter usare il bozzello di tutte le direzioni, ma allo stesso tempo non hanno, diciamo, non fuoriesce troppo dallo scafo, e questo permette di non prendere botte o non incastrarsi o non avere appunto avvolgimenti non previsti di scotte su quel componente. Per quanto riguarda la prua, che è un pochino più il mio settore, possiamo vedere qua un T18 che abbiamo usato per rinviare la scotta del fiocco sulla sartia, legato con un cordino. Poi abbiamo invece la mura, come diceva Vittorio prima, siamo molto contenti dei T2 perché ci permette di, legando anche qui, abbiamo legato col cordino, ci permette di utilizzare questa manovra in qualsiasi posizione, quindi sia che io sia dentro alla barca, sia che io sia a trapezio, riesco a tirare la mura agevolmente. Per quanto riguarda la scotta SPI, io utilizzo due Ratchmatic, è una cosa che viene permessa dalla stazza, e questo mi permette di riuscire a manovrare agevolmente lo spinnaker in tutte le condizioni, per evitare che altre scotte possano entrare nei bozzelli. Abbiamo semplicemente messo due fascette sui due lati e questo mi dà la garanzia di non incastrarmi in manovra. Per quanto riguarda il fiocco, anche qui abbiamo utilizzato un anellino, questo è il Cunningham del fiocco, quindi non abbiamo alti carichi e quindi ci è sembrata la soluzione migliore. Abbiamo poi un carbo 29 mm e il carrello autovirante semplice. Per quanto riguarda il Cunningham abbiamo il doppio bozzello 16 mm e torrette. Sì, la cosa interessante del punto del puleggia doppia 16 mm è che, avendo queste sfere in acciaio, di fatto è previsto che lavori ad alti carichi. Infatti il Cunningham, le nostre mani lo dimostrano, lavorano ad alti carichi perché appunto è la manovra che permette di depotenziare di più la barca,
e quindi è sicuramente la soluzione più robusta e più adatta per quello scopo. Interessante, un'altra applicazione degli anellini è il, appunto, il Cunningham, quella manovra che avete visto sull'albero, che viene riportato fuori al trapezio. Questo ci permette di avere, appunto, a portata, letteralmente a portata di mano, questa manovra così importante per la velocità della barca, sempre con noi. Basta, direi che altri segreti non ne abbiamo. Alla prossima. Alla Buon prossima. Vento. Ciao. Ciao.